New wave of rap. 105 trap. Drop the bass and fill the gap. Poco Charlie Charles e Shablo. E poi tra l'altro dai, tiriamolo in mezzo, Ernia. Ehi, siamo pronti. Buonasera. Buonasera. Come va? Come stiamo? Tutto bene? Benissimo. Mega. Complimenti per il maglione che porti. Grazie. Multicolor. Oggi siamo veramente multicolor. No, no, sei bellissimo. Guarda, lasciatelo dire. Se parlavamo un po' di cinema, tu sei un appassionato di serie TV e cinema? No, in realtà no, io non sono un particolare cinefilo. Non guardo pochissimo. Però alcune citazioni le hai fatte. Sai, riesco a prendere quello che mi serve giusto per scrivere i pezzi. Ti è mai successo, vabbè che poi la tua carriera è iniziata da pochi anni, di avere un momento che hai detto: cavoli, non è che sta tutto correndo troppo in fretta? Guarda, no, in realtà non troppo. Cioè, più lavoro, più sono felice. Certo, è quello che volevi fare, sì. D'altronde, no? Quindi per ora non c'è quel tipo di stress, non c'è quel tipo di pressione, no? Ti sei invece... Magari speriamo di crescere abbastanza da poterlo dire, no? Sì, assolutamente. Ti auguro anche poi di veramente avere dei momenti tuoi dove isolarti e appunto magari vivere. Beh. Mi ricordo tempo fa siamo incontrati, fai com'è che fai a scrivere, no? Ti chiesi. Sì, sì. Tu fai vivendo le cose, poi le racconto. Ci sono stati dei momenti in cui ti sei isolato in questi ultimi anni per veramente dedicarti alla scrittura? Basta pensare. A maggio che siamo andati io e il mio team a Barcellona per poter scrivere, per permettermi di scrivere parte del disco, quindi già solo un viaggio del genere, 10 giorni via, sai, cambiare aria, cambiare ambiente, cambiare facce che vedi in giro, certo. Cambiare lingua. Tu parli anche spagnolo? No, zero. Benissimo, no. Com'è che interagivi con gli autoctoni? Inglese, ma poi in italiano, vabbè. È vero, poi si capisce. Un po' di gesti, un po' di italiano a gesti, casa, esatto. Certo. Esatto, mangiare. Ernie è venuto qua per presentarci il suo album che si chiama 68, lo sapevamo già da tempo. Yes. È come se tu avessi un progetto ben delineato nella tua testa che quando esce un disco sai già il disco dopo, sì, come si chiama, eccetera. Sì. Guardando le tue stories, ho ascoltato più che altro, no, che hai già... Ma la vuoi tirar fuori? No. Giri intorno. Te la metto così come prima domanda o comunque, sì, come prima conferma, poi durante il corso della settimana magari potrei anche spoilerare qualcosa. Sì, vediamo. Però nelle stories hai detto che tra le 11 tracce, sì, sono 11 giusto? 12 scusa, tra le 12 tracce del tuo album c'è anche il titolo del prossimo album. Sì. È sì, vero? È vero. Confermato, lasciamola lì questa cosa, poi magari la ritiriamo fuori strada facendo. 68 è il pullman che ti portava dalla periferia al centro. Com'è che sta andando questo album? Beh, adesso sta andando verso il centro. Oh, quindi bene, era un po' quello l'obiettivo, però c'è sempre la possibilità di tornare verso la periferia, no? Di tornarsene a casa col pive nel sacco, però non è ora. È per questo che poi c'hai voglia di lavorare, forse. Vabbè, per no? Forza. Perché sennò alla bisogna fine andare. Chi dorme non piglia pesci, diceva mia nonna. Chi dorme non piglia pesci. Sono 12 tracce. Curiosa questa cosa che sono inserite al contrario. Cioè, sì, racconti nelle tue varie interviste, visto che hai girato un po' radio, altri giornali, eccetera, web, che l'ultima traccia che è Paura è la prima che hai, sì, hai scritto. Sì, io poi sono un mega fan di Kendrick, no? Quindi lui l'aveva già proposto in Damn di leggere la tracklist al contrario. E, se si vuole leggere il mio album in maniera cronologica, l'album è un po' l'ultimo anno che io ho passato a livello di vita, di carriera, no? Il passare dall'essere un emergente all'essere uno dei giovani meglio considerati. E, se lo si vuole vedere in chiave cronologica, si parte dal fondo. Io quando ho iniziato a scrivere l'album mi stavo cagando addosso, avevo proprio una fortissima pressione. Cioè, perché avevi paura proprio, di non riuscire a mantenere il livello. Esatto, dovevo alzare alzare il livello. Beh, certo. L'ha fatto Shablo, ha alzato il livello? Beh, direi di sì, dai. Comunque glielo concediamo. Non so se ti dico. Adesso un po' di parte, dai, supporto Ernia da sempre, mi piace, perché comunque Ernia secondo me è diverso dagli altri, lo vedi subito, no? Lo senti subito. E oggi come oggi è proporre qualcosa di diverso, comunque secondo me il goal per un nuovo artista che si vuole comunque affermare, deve comunque proporre qualcosa di originale che gli altri non fanno, e ovviamente di qualità. È un rischio.
Cioè, c'è tutta una, cioè, c'è tutta la parte del rischio di fare una roba del genere, cioè nel momento in cui poi c'è un filone, una corrente ben delineata, mega seguita, come in questi anni in Italia, nel rap italiano, nella trap italiana, farlo ha anche il suo rischio. Poi veramente tornartene a casa a orecchie basse. Oppure essere un artista con la A maiuscola che si prende il rischio di presentare quello che veramente gli esce dal cuore e dalle vene. Ernia, parlavamo di Selena Gomez, parlavamo della sua amicizia con Demi Lovato da quando aveva 7 anni, tu con Teda da quanto vi conoscete? Da quando ne abbiamo io 4, lui 3. Noi andavamo all'asilo insieme. Perché lui abitava davanti a casa mia. E c'è tutta una roba di zona. Lui prima di trasferirsi a Genova abitava a Cutiotto davanti a casa mia, quindi noi abbiamo proprio cominciato insieme. Un sacco. Aveva scoperto un po' lui, no, il mondo delle jam, il mondo, certo, dei freestyle. Ha scoperto qualche ora prima di me, perché lui è uscito da una jam, si è messo a fare freestyle. Io lo incontrai per strada, gli dissi: ma tu cosa stai facendo? Mi piace questa cosa che fai. Esatto. Bella, e lui mi raccontò bene questa cosa delle jam, questo mondo qua, no? Ma io lo stavo già cercando, ho detto: cavolo, questo qua l'ha trovato proprio un pelo prima di me, infiliamoci dentro. E invece Sciablo, quando è che con Charlie avete beccato Ernia? Quando è stato il vostro primo ascolto di Ernia? Vabbè, io molto prima in realtà. Molto prima di Sciablo? Sì, sì. No, ma sì, Charlie veniva nel mio stesso liceo. Tu hai fatto il primo anno al Cardano. Sì. Amicissimi, cioè avete anche dei ricordi. Ci conosciamo tutti da 10 anni. Quindi anche Sfera, Gali. Sì. Sfera è quello che ho conosciuto dopo. Chi? Sfera. Sfera è quello che ho conosciuto dopo, l'avrò conosciuto nel 2011. 2010, Capoplaza 2011. Anche lui, o è troppo giovane rispetto a voi? No, Capoplaza, no, però è un'altra un po' città. C'è anche quella questione lì. Cioè, noi eravamo proprio il giro nostro di Milano. Cioè, più o meno chi ha tirato in mezzo uno, chi l'altro, eravamo sempre noi. Certo. Sì, però diciamo anche Capo Plaza l'abbiamo tirato in mezzo. Sì, sì, vabbè, con Sfera, tipo nel 2012-2013. Prima del grande boss. Senti, Ernia, nel testo di Bro dici: nei testi fotografo ciò che c'è in strada, cioè ciò che vivi e che vedi. Diciamo un po' come fa Buscapé, no? Sì. Chi è Buscapé? Buscapé è il personaggio di City of God, è il buono dei due, no? Ci sono questi due ragazzini cresciuti nella favelas, nella favela, uno diventa il capo dei gangster, certo, della zona, e l'altro invece diventa fotografo e fotografa la favela. E tra l'altro anche grazie alla fotografia riesce poi a non inserirsi in quel tessuto mafioso, fuori, criminale delle favelas. Esatto, esattamente. E beh, un po' come l'hip hop, no? Sì, no. Come si dice l'hip hop, alcuni dicono l'hip hop mi ha tirato via dalla strada. Questo, ma a me magari non dalla strada, però comunque. Questo tra l'altro è un altro dei tanti film che proporremo durante 105 Trap. City of God, altro filmone è da tipo vedere. Uno dei film più pop, penso, più citati nella storia del genere. Allora c'è un'altra bella frase interessante del test che dice: ho capito che le cose andavano bene il giorno che chiamai una escort a casa soltanto per farmi spalmare il Voltaren. Sì. Ti prego, dimmi che è successo veramente. Non è successo veramente, è una versione romanzata della questione. Vabbè, sai, la passione per i massaggi di un certo tipo si è fatta sentire. Senti, a proposito dell'album invece, il 68, che tipo di influenza hai avuto che poi hai inserito all'interno di questo album, visto che tra poco passeremo Kendrick Lamar? Sì, ma per quanto riguarda la musicalità o per quanto riguarda la scrittura? Noi abbiamo cercato io e Mars di tirar fuori tutto quello che era sai, volevamo fare una roba che fosse fresca ma che fosse indiscutibilmente rap, cioè hip hop. Cioè, non puoi mettermi in dubbio, capito? Se a me, essendo uno dei nuovi, mi mettono sempre nel contenitore della trap. Ma io ho sempre detto: io non sono trap, ma per argomenti, per musicalità, per atteggiamento. Io ho sempre voluto fare il rapper faccio, capito? Tra l'altro, poi scusa, il trapper, no? È un rapper a tutti gli effetti. È un rapper. Cioè, dobbiamo dirla il linguaggio cosa è quello. Poi adesso si sta etichettando questa roba, ma alla fine il trapper sotto genere. No, però sai, comunque il rapper aveva una metrica più definita, comunque i trapper di oggi, capito, fondamentalmente mettono, cioè ovviamente quando lui dice questa cosa, perché vengono un po' denigrati alcuni perché mettono l'autotune, canticchiano un po' e pensano che stanno già facendo rap, capito, trap o quello che sia. Comunque una volta c'era un po' più di nonnismo, comunque devi saper rappare, saper andare a tempo, saper comunque scrivere, e quindi era un pochino più complicato. Ernia, per quanto giovane, comunque viene un po' da quella scuola là, capito, e quindi diciamo che sì, anch'io lo identifico più
in quel tipo di suono. Che poi non è che vuol dire che una cosa è meglio o peggio, sono due cose diverse. È importante fare le cose con qualità. No, ma poi su un pezzo trap io magari mi divertirei anche a fare featuring, certo. A fare. O magari ci sono dei trapper, tra virgolette, che magari si potrebbero divertire a fare un pezzo con me, un pezzo più, no? Una via di mezzo, no? In Italia, negli USA, Travis Scott e Kendrick Lamar è una hit clamorosa, capito? Senti, indiscutibile. Hai citato Kendrick Lamar, è uno dei pezzi che ci stai proponendo durante questa puntata. Hai tirato fuori dall'album Damn DNA, che è una bomba pazzesca. Ti volevo chiedere, mi spieghi cos'è che ha Kendrick Lamar di più degli altri rapper che l'ha fatto diventare forse uno dei massimi? Non lo so, massimi... bro, è tipo quello che scrive incredibile, in più un metronomo. Okay. C'è proprio un metronomo. Cioè, testo... anche in DNA è un metronomo. Cioè, non va fuori, ma di un millesimo di secondo non ne canna una. Già che sono in tema ricordi, 105 Trap è anche l'applicazione dove potete ascoltare 24H di musica proposta proprio da Charlie Charles. Ti stai divertendo a fare questa Molto. Selezione? Bella, ci stai buttando delle chicche che vuoi spoilerare? No, non ancora. Aia, no, non no, vuoi dire nulla. Andare a scaricarla. Comunque stiamo lavorandoci, cioè è un'applicazione che è in divenire, quindi tra qualche settimana sarà proprio a puntino, al top, perché stiamo un po' costruendo la giorno dopo giorno. Quindi posso dire una cosa? Dilla. Scaricate l'app e lo scoprirete. Bravo. Urca, con questa violenza. Charlie è grande. Proprio così, di poche parole. Poche parole ma buone. Ritornando a Travis Scott, voglio chiedervi questo. Spesso capita che... Non parlare della moglie di Travis Scott. No, dai. No, assolutamente. No. Poi abbiamo già parlato di femmine la settimana scorsa. Mi metti in imbarazzo adesso quando dobbiamo parlare di donne. Dai, parliamo di musica. No, parlando di Travis Scott, stavo dicendo che spesso l'Italia si rifà un po' a quello che succede in America. Guardando e leggendo il testo, ho visto che Gunna inizia dicendo "Ice on my neck", cioè il ghiaccio sul mio collo. È una frase che si ripete molto in alcuni testi dei rapper, trapper, soprattutto italiani. E io dico, non hanno freddo col ghiaccio sul collo. Non si ammalano. Avessero il fuoco però comincerebbero a bruciare, c'è un casino. Dov'è che... questo è vero prima di tutto, cioè ci si rifà sempre un po' alla trap americana, o c'è un inizio di una voglia di differenziarsi adesso dalla trap italiana visto che sta prendendo piede? Beh, un po' tutte e due, no? Un po' si parte comunque, beh, è normale che ci sia un po' anche il fatto di guardare un po' quello che succede negli Stati Uniti, no? Da quel punto di vista, anche perché comunque loro sono arrivati prima di noi a certi risultati, quindi sono già passati per quella strada, quindi quando ci arrivi tu sei tutto gasato, dici guarda, un po' come gli americani, hanno fatto i soldi, li sto facendo anch'io e niente. Però poi sai, è anche una questione anche di, in realtà anche di estetica trap, hip hop, che è una cosa che comunque alla fine ci accomuna, perché ci piacciono un po' queste cose, no? Ci piacciono i soldi, ci piacciono le belle donne. Aspetta, ma io vorrei che Ciro facesse un intervento, per favore. Potremmo chiamare Ciro, il manager di Ernia. Manager di Ernia, mio socio. Dai, vieni dentro, tenore, per favore. Perché Ciro, si deve parlare di spiegarci che cosa vuol dire il tenore. Lui presentiamo provoca. Ciro, manager di Ernia. Ciro è manager di Ernia, lavora con il progetto di Ernia, è il mio manager nel booking di Sfera Ebbasta e tanti altri artisti, nonché un mentore per tutti noi di quello che significa fare una vita di tenore. Buonasera. Eccolo. E adesso lui ci racconterà. Dici qualcosa, Ciro. E che vi devo dire? Il tenore è una missione, non è... Vai, continua. Il tenore è una missione, perché tu devi considerare una cosa. La maggior parte della gente non si rende conto, pensa che ostentare, sfoggiare, quindi il ghiaccio, l'oro, queste robe qua, i ristoranti, le macchine, sia una cosa banale, sia una cosa fine a se stessa. Invece non è così, perché è molto più politico questo di tante altre cazzate, passatemi il termine, che vengono fatte generalmente in Italia. E il modo di raffigurare io ce l'ho fatta. Io vengo da una condizione magari più sfortunata della tua, ma sono arrivato dove sono arrivato e te lo faccio vedere. Ed è importante, tutto qua, non voglio dire altro. Hai confermato un po' quello che poi... Vabbè, è super hip hop quello che dice Ciro. Comunque è questa cosa qua, vengo dal nulla e comunque ce l'ho fatta, te lo faccio vedere, è una cosa di orgoglio, no? Una delle tante cose che ho visto sulle stories di Shablo e di Sfera Ebbasta è che poche settimane fa siete stati ad Amsterdam, giusto per sottolineare questo tenore, ecco, e siete andati con il jet privato, se non sbaglio. Eh sì, siamo tornati con il jet privato. Comodo. Che tra l'altro riprende un po' la canzone che abbiamo appena ascoltato di Travis Scott, perché lui parla di Clearport, che è tra l'altro è uno dei tanti aeroporti, uno forse l'unico aeroporto del New Jersey dove si noleggiano e si affittano appunto questi jet privati. Jay-Z molto spesso va lì. È un po' appunto riprendere anche quello che succede in America, ma volevo chiederti com'è, cioè, e soprattutto quanto può costare?
prendere un jet privato. Com'è? Non c'è bisogno che mi esprimo. Come deve essere? È bellissimo. Sicuramente è più comodo. La cosa più comoda che c'è è che non devi arrivare 2 ore e mezzo prima in aeroporto. Non anche fai che controlli, puoi fumare dentro. Soprattutto. Arrivi 10 minuti prima. Proprio tu arrivi, entri, capito? Nessuno che ti dice niente. Quindi ma tu entri proprio, cioè ti accolgono in una area riservata. Con lo champagnino subito quando arrivi, ti dicono salve signore. Quindi è tutto un altro trattamento. Cibo su misura. Comunque, diffidate dai rapper senza oro. Ricordatevi questo. Grande Ciro. Così. Se ne va Ciro, se ne va anche Ernia. Ciro. Che ritroviamo domani su 105 Trap. Bella Ernia. Bella, raga. Bella. Grazie mille che ci porti 68. Andremo. Porto Ciro. Ci porti Ciro, portacelo anche domani, così ci facciamo due risate. Andiamo per ordine, però, perché tra le varie canzoni sì ne parleremo, ma voglio parlare con Ernia soprattutto anche del merchandising, perché voglio spaziare un po'. Vedo che ho visto che le tue maglie, le tue felpe, io ne vendo una valanga. Ne vendi una valanga. Io poi guardo, perché io poi vado a mettere il naso in quello degli altri competitor, degli altri team. Ah, così. Vengono asfaltati proprio. Ah, ma cioè, proprio senza, non c'è competizione. Allora, io ho presente la tua felpa di Come uccidere un brignolo, quella vecchia. Se quella con tutta la scritta dietro. Ok. E invece quelle di 68 come sono? Vabbè, colori standard, però è un 68 grosso in mezzo con scritto in basso capolinea in rosso appena sotto, e poi dietro c'è scritto gigante till the end, fino alla fine. E queste felpe si trovano sicuramente all'interno dei live? In realtà solo di alcuni live, i live maggiori magari. Addirittura, c'è quasi non, come fosse elitario la cosa. No vabbè, ma sai, anche per una questione nostra di comodità, sai, poi facciamo tanti DJ set durante il tour, quindi portare il banchetto del merch al DJ set diventa veramente scomodo. Magari poi ci sono 2 o 3 date la stessa sera, magari 2 o 3 date in giorni a susseguirsi, certo. No? Quindi il 30 siamo in un posto, il 31 in un altro, l'1 ancora. Certo. Quindi non è una questione di comodità, lo facciamo solo per le date più grandi, se no lo si può trovare tranquillamente online. Ok, sì. Ernia Big Cartel. È il mio sito di merch, del merch. Sempre a proposito di grafiche, mi fa piacere parlare anche della copertina del tuo album. Sì. Che richiama, se non sbaglio, poi una copertina di Mina. No, in realtà richiama. No? No, richiama un numero di Vogue. Sì. Vintage. Gennaio 1950, Vogue, scatto di Blumenfeld. È proprio iconica. Mina ha ripreso quello. Ehi. Mina ha ripreso quello, però. Ehi, Mina si crede più fuori. Però no, in effetti è vero, Mina, che sei all'ascolto. Mina. Hai preso. Scusa. Cioè. No, però bella, hai avuto non quell'idea preso, tua. Sì. Cioè, vogliamo citare il tuo grafico e parlare. Beh, in questo caso la parte grafica l'ha curata Corrado Grilli. Come Mecna. Sì, come tantissimi dischi, forse quasi tutti i dischi hip hop degli ultimi anni. Forse il buon 80%, guarda, sono quasi certo che gli abbia fatti lui. La forza di Mecna sta proprio quella di vivere in parallelo questa sua vita d'artista, sì, musicista e artista poi grafico. Sì, cioè, sì, veramente un sacco di album li ha fatti, sì, li ha fatti, sì, Mecna, che ringraziamo per le sue grafiche. C'è anche Moab adesso che sta uscendo molto, sì, 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 dall'anonimato. Macete, quindi, giusto. Macete, quindi bella lì anche per la nuova generazione di grafici che si unisce, no? C'è questa nuova generazione, sì, di rapper che sta venendo fuori, ma che è, diciamo, contornata dalla nuova generazione di produttori. Sai cosa grafici, manca? Una, sì, nuova generazione di manager. Beh, io Ciro, non ho ancora visto. Vabbè, ho capito, ma Ciro non ha 16 anni. Cioè, io non vedo un ragazzino per strada che dice: io da grande voglio fare il manager dei rapper. Non c'è, vogliono fare tutti i rapper o i producer. Forse c'è, capito, questa voglia di mettersi in prima linea. Sai, secondo me è anche cioè, da riconoscere, no? Magari che qualcuno dice: io il rapper non lo so fare, io ad essere la punta dell'iceberg di un progetto non sono in grado. Però posso essere in grado a stare dietro e a manovrare tutto. Un ragazzino che fa il manager manca. Torellone, abbiamo ucciso tutti io e Ciro, per quello non ci sono. Sono nei pilastri. Non ci provava, ma purtroppo, capisci, abbiamo fatti fuori. Via, così, esclusi dal gruppo. Ci andiamo a ascoltare la traccia che poi dà il nome e il titolo anche all'album intero, 68. Yes. È una traccia bella perché, funk, bravo, hai buttato all'interno un ritmo funk che That's rende funk proprio eclettico questo album. Sì. È stata una tua scelta, hai avuto delle influenze. Io in realtà ce l'avevo già un po', sì, prima, l'idea di fare un pezzo funk, già in 67 c'era. Poi però l'abbiamo un po' accantonato, abbiamo detto no, ma aspettiamo, vediamo, ma magari
magari non è il momento. Invece in sto disco ho detto, ma sì, mettiamolo, tanto che c'è, da perdere, no? Però sai, questi esperimenti, come dicevamo la volta scorsa, si rischia un po'. Poteva non essere considerata da nessuno, proprio perché è una sonorità, magari sai, i più giovani non la conoscono, non riconoscono quel genere, quella musicalità. Invece no, 68 sta andando bene, sta passando, sta girando, no, sono proprio felice. Per me è molto corretto e bello anche vedere che un rapper proponga anche altre sonorità da far conoscere poi anche al suo pubblico, e soprattutto anche per farsi conoscere magari da un pubblico più vasto, fuori, certo, no? Certo, beh, era un po' quello l'obiettivo. Quindi beh, 68 sta macinando bene, sta lavorando bene, quindi penso che un nuovo pubblico mi stia conoscendo anche grazie a questa traccia. Mi piace andare a leggermi poi il testo. Subito ti faccio una domanda che tra l'altro ti sei fatto tu, Ernie, all'interno di 68 appena ascoltata. Ti sei mai chiesto cosa fai? Dove stai andando? E se lo fai, come mai e perché stai a farlo? Beh, un po' la domanda che ci si dovrebbe porre sempre, no? O almeno magari per alcuni un po' più spesso. Sapere cosa si sta facendo, no? Alcuni dovrebbero porsi questa domanda un po' più spesso. All'interno del testo poi c'è un altro bel momento che ho voluto ritagliare. C'è il "per pagarmi i video ero l'insegnante di ripe", cioè di ripetizioni. Trovai come dog sitter, poi di notte la reception, e per questo che ho paura di svegliarmi come Inception per andare in centro a dare il curriculum da commesso. Ho messo insieme un po' di frasi che ritagliano appunto questa situazione in cui tu comunque, prima di fare il rapper, di fare questa vita da artista musicista, hai sperimentato diversi lavori. Sì. Io nel primo, in realtà io li ho invertiti all'interno del testo. Io il primo lavoro che ho fatto tornato da Londra è stata la reception. Facevo la reception di notte, la vigilanza notturna. L'ho fatto anch'io. La vigilanza non armata, certo. Una bella rottura. Poi dormivi, no? Di pomeriggio. Esatto, beh, ma poi dormivi anche sul posto di lavoro. Proprio possiamo, se si può dire, no? Nel momento in cui non ti controlla nessuno di notte, ti fai delle grandi dormite. Ormai puoi dirlo. Esatto, ormai posso dirlo. Un saluto ai ragazzi. Ai ragazzi che lavorano ai laboratori in via Ripamonti. No, poi io poi ho fatto subito appena prima della reception facevo il dog sitter, la reception che ho fatto per un po' di mesi, per poi fare il ragazzo delle ripetizioni per un anno e mezzo, con i quali mi pagavo i video, perché poi nello stesso periodo ho ricominciato a fare musica, a scrivere, a progettare, facevo il ragazzo delle ripetizioni. Beh, sicuramente diciamo che potresti... Beh, sicuramente se vuoi c'è un altro lavoro che ti aspetta, c'è il, non so se si chiama, guarda, l'alpaca sitter. Assunto. Ridiamo perché come ben sapete, o perlomeno lo diciamo anche adesso. No, come ben sapete. Come ben sapete, ormai è famosissima la presenza di due alpaca di Sciablo in casa, due alpaca. Stanno bene? Stanno benissimo, mancano, non mi minare che viene a piangere, dai. Ma perché comunque viaggi molto, giri molto, segui Sfera e Basta nel suo tour europeo, ci sono poi dei momenti che riesci a dedicarti e a stare insieme a loro? Sì, bambini, pochi, rari purtroppo ultimamente, in realtà mi mancano, vorrei portarli in giro, adesso vediamo magari giro? Sarebbe bello, perché no? Lo trovo al modo, scusa, adesso... Dici che è possibile? Ah, perché no? Vabbè, se vedete due alpaca in giro con un ragazzo con i capelli tinti di biondo, ecco. Grazie per il ragazzo, dopo ti do 50 euro. Cioè, abbiamo la stessa età, quindi alla fine devo spingere sul ragazzo. Tra le varie vari pezzi che ci porta Ernia, oltre ai suoi, come ben sapete il format è questo, ci proponi sempre qualcosa che ti piace, no? Yes. Che hai ascoltato da tempo fa o anche attualmente. Ci hai portato Uncle Murda con Get the Strap. Sì, ci hai buttato dentro questo featuring pazzesco, una bella 50 ignorantata. Cent, una bella ignorantata. Ha tutto il conscious il ragazzo, arriva, io rap, ora mi fa sentire, cosa obbligo. Qui in radio lo ascolterete solo questo pezzo, però il video racconta molto. Si parla che durante questo video hanno dovuto annullare un po' le riprese. Ah, sì, non lo sapevo. Sì, perché il video inizia, se non l'avete visto, con una rapina con degli spari, no? Dove poi Uncle Murda con 6ix9ine e 50 Cent poi scappano. Sì. Erano sul lungomare di Los Angeles, mi sembra, e gli spari erano veri. Alcuni spari si parla che si dice che fossero veri. E nessuno è stato ferito, neanche 50 Cent, che ormai è abituato a mille pallottole. Però c'è stata molta violenza e sicuramente è un pezzo gangsta. Come mai, appunto, racconta forse un'altra faccia di Ernia? Vabbè, io in realtà sono cresciuto con pezzi del genere, sai, anche la base un po'...
è un po' G-Unit, no? Sì. Quegli anni lì, quando abbiamo cominciato noi, quando a interessarci di questo genere qua, era tutti così. Cioè io quando l'ho sentito proprio ho detto wow, che bello. È una hit comunque. Una hit. Ma vi piace 6ix9ine in questo pezzo? Fa un po' troppo il gas. A me piace, no? A me piace anche il modo in questo pezzo. Tra l'altro mi segue pure su Instagram il tipo. Veramente? Mito. Ma sa che sei qua in diretta su 105? Ma adesso magari quando mettono il pezzo glielo mando il video. Dai, allora. Parlavamo di sport estremi. Sì. E subito entro di netto con una domanda. Tu hai mai fatto bungee jumping? Ma mi cago addosso. Ma sì? Orrore, sì, terrore. Perché questa tra l'altro è la mia sigla ormai, è il mio sottofondo, il mio tappeto. Sì, no, io poi soffro di vertigini, quindi non ce la farei. No. Cioè, no, ma zero. Ti è capitato proprio di non so, di sport estremi anche tipo canottaggio? Ma... niente. Ma e sport invece in generale? Ma cos'è che tipo con Lillo io vado ad allenarmi al parco, però non è che dici estremo. Esatto, cioè di estremo non c'è niente. Lo fate, correte però in verticale. Esatto, diciamo. Sulle mani. Lillo tra l'altro è Lorenzo, il mio tour manager, il mio migliore amico. Anche aspetta, lui. Facciamolo venire qua, dai. Dai, Lillo, dai. Adesso su Radio 105 Lillo, sei Lillo. Felice? Che tra l'altro infatti c'è questa storia che va proprio sulle stories di Instagram in cui chiedi sempre a Lillo se è felice. Lillo, sei felice? Io devo chiedo ora la santificazione a Papa Francesco se l'ascolto. Certo, dietro a questa. No, in effetti è vero, è molto curioso. Sicuramente anche l'ascolto c'è molta gente curiosa. Cioè, com'è la vita del tour manager dietro a Ernia? Vabbè, dai, è molto divertente perché oltre a essere un lavoro, comunque siamo amici, di conseguenza è sempre una grossa gita di classe, no? È vero, com'è che. Quel mondo lì, no? Diventa una scampagnata. È molto più leggero. Sì, mi chiedo com'è che avete modificato non si è modificata la vostra amicizia, no? Cioè, perché comunque quando poi subentra anche il lavoro, molto spesso ci sono poi dei racconti che dicono l'amicizia viene certo, c'è un po' di contrasto, meno. No? Invece qua mi sembra che sia consolidato. Dal mio lato sicuramente no, forse dal lato di Lorenzo sì, visto che è tormentato in tutte le storie. Ma in che modo? Solo per le storie? No, vabbè, ma per il mio si è anche fortificato, alla fine si è sempre assieme, quindi un motivo in più, no? Si condividono tante scherzo. Esperienze. Abbiamo fatto pure le vacanze insieme. Quindi. Eh sì, ci diceva che sei stato a Barcellona con lui. A Barcellona maggio. E poi abbiamo fatto il abbiamo tipo le donatelle. L'Interrail, esatto. Si scambiano. Abbiamo su fatto Pechino il giro dell'Europa. Express. Esatto. Come esatto. Che poi alla fine con questa storia delle stories, cioè anche poi chi sta dietro le quinte, no? Viene riconosciuto. Avete addirittura un vostro profilo e addirittura esatto. Le persone seguono anche voi, no? Fare foto autografi che dici perché? Però, perché? Però sì. Perché fai parte di un progetto che si chiama Ernia, no? Esatto. Certo, Ernia perché... è la punta dell'iceberg. Ernia è solamente la punta dell'iceberg. Comunque volevo introdurre una cosa. Prima o poi riuscirò a mandare Lorenzo a Pechino Express. Insieme a chi? Troviamo un altro tour manager. Vorrei fare la squadra dei tour manager. Io è bello, non che male. Beh, diciamo, io propongo Fulgo. L'occhio dell'imprenditore, capito? Anzi, qualche autore di Pechino Express era scuola. Sappiate che Lorenzo è qua, un bel ragazzo prestante, 26 anni, laureato in economia. 25 anni, da quant'è che lavori insieme a Matteo? Da 2 anni e mezzo, quando ho iniziato a cantare. E com'è che è successo? Cioè è venuto fuori una cosa spontanea? Mi ha spinto lui a ricominciare a fare. Io, se fosse stato per me, io ero a casa. Facevo la reception. Perché parliamone, a questo punto lo stai tirando fuori. Hai vissuto un periodo un po' cupo all'inizio della tua carriera con i Troupe d'Elite ed è stato proprio Lillo che è stato uno degli amici a te più cari. Lillo ha avuto l'occhio lungo di capire che c'era delle qualità, c'erano delle capacità dalla mia parte che potevano aiutarmi, no? Che potevano portarci a fare questo lavoro, e è riuscito ad anticiparmi a capire che io poi avrei fatto questo, quindi ha spinto sull'acceleratore in quel senso, no? Devo dirti la verità, mi sono ascoltato tutto l'album, penso, te lo dicevo anche fuori onda, una cinquantina di volte. Grande mito. Una cinquantina forse... almeno hai fatto un po' di streaming, spero, non è che avrei scaricato illegalmente. Ma non è che te lo sei fatto regalare, l'hai ascoltato. Anzi no, nessuno me l'ha mandato per Dropbox, cose del genere, no, me lo sono scaricato, me lo sono ascoltato con piacere. Esatto. All'interno del testo di Simba, sai che mi piace poi analizzare un po' il testo, anche perché io non so, cioè voglio far raccontare più o meno da te, che è il re delle Piro. È il re delle Piro, è Pirro, che fece muso duro ai romani durante
durante le guerre in Italia dei Romani, quando i Romani si stavano ancora espandendo all'interno della nostra penisola, e Pirro portò gli elefanti in Puglia. Ah, eccola lì. Sì, ok, quello lì. No, no, io no, io assolutamente non me lo ricordavo. Sì, mi pare in Puglia. Hanno combattuto in Puglia. Sì, sì, sì. Ero talmente, sono talmente ignorante su questo tema che anche su internet non riuscivo a trovare assolutamente chi era re delle Piro. E quindi volevo chiedertelo proprio. L'hai inserito proprio come forse come allegoria, citazione per facile. Come un'ernia che si mette appunto farmuso contro duro. Il farmuso duro. Esatto. Bella, sto su un'amaca in Africa. Tante citazioni all'interno di Simba di Ernia. Volevo chiederti che tipo di rapporto hai con gli altri ragazzi della scena. Parlavamo che hai comunque tante amicizie, no? Sì. Però so che sei per esempio molto fan di Sfera. Io sono fan di Sfera, sì, a me piace, ma proprio perché fa una roba completamente diversa dalla mia. Non riuscirei, cioè faccio fatica, non riesco magari, è troppo eccessivo, faccio fatica ad essere fan di qualcuno che fa qualcosa di simile a me. Certo. A me mi paragonano sempre a dei rapper che io trovo assolutamente pesantissimi, noiosi. Caccia i nomi. No, beh, dai, no, perché poi magari sono anche validi, però dopo un po' ci asciugano, no? Io invece sono fan di Sfera, sono fan dei Dark Polo. Ma per esempio Sfera, la Dark Polo, o perlomeno di Sfera, cos'è che ti piace di lui? Che tipo di caratteristica? Perché si sente che si sta divertendo, è proprio percepibile, cioè, lui si sta divertendo a fare sta roba qua. E mi trasmette all'ascoltatore quel divertimento. L'ascoltatore si diverte perché Sfera è il primo a divertirsi a fare questo gioco. Che poi alla fine è anche la formula segreta di noi che stiamo in radio. Ma sì, ma se non ti diverti. Guarda, i miei pezzi, quelli che vanno di più, sono quelli che io scrivo di getto, che vanno, che proprio escono da soli dalla penna. Due settimane fa è venuto, in cui io mi diverto. Bravo. A scrivere e poi a cantare, esatto. No? Poi penso che nei live tu ti diverta un botto. Un botto. Si vede. Un botto. Due settimane fa è passato Arcomi qua. Sì. E ci ha sottolineato questo cambiamento di metodo di scrittura. Prima si isolava e scriveva, invece adesso un po' all'americana si trova in studio e scrive di getto. Sì. Proprio appunto sottolineando questa cosa. Capita anche a te di scrivere in studio? Proprio sempre in studio. Io ho fatto quasi tutto l'album in Taurus qua a Milano. Nel Taurus Studio qua a Milano, quindi praticamente tutto, sì, a parte poi quella sessione lì a Barcellona, magari sai qualche pezzo, qualche barra la trovi in macchina mentre stai camminando, ti viene in mente. Certo. Ma se no il grosso è stato fatto in Taurus. Certo. Tu, Charlie, le hai vissute sicuramente queste tipo di situazioni con Galico, Sfera, com'è che è la situazione? Cioè, vivete tutto il giorno in studio, decidete ci troviamo, io ho delle produzioni e tu ci scrivi sopra, com'è che funziona? È un po' così. Un po' così. Hai già detto tutto, Moco? Non ho capito cosa devi dire. Fantastico. Quindi tutto il giorno? Proprio così. Proprio così. Tutto il giorno in studio. A volte fate anche la notte? Soprattutto. Ci sono delle volte che tu proponi delle tue produzioni dando già dei colori, dando già delle sfumature, dei richiami magari all'artista che poi andrà a comporre il pezzo? Ma in genere nasce con l'artista stesso in studio, quindi. Lui ha detto una cosa che, no, ad esempio, io faccio molto di meno. Cioè, lui ha detto la base nasce con l'artista stesso in studio, io molto di meno. No, magari tre pezzi sono nati in studio con Marzo, con chi. Beh, tu dai la parte musicale. Sì, però per quanto riguarda la produzione, nasce, beh, parlavamo della produzione. Sì, cioè, no, beh, la parte di scrittura nasce, no, da me. No, lui teneva entrambi, perché lui fanno sia produzione che pezzo insieme. Ok, spesso. Tutto insieme. Sì. Ok. Ernia, invece, oltre al tuo pezzo, ci porti sempre un altro pezzo che hai ascoltato nel corso della tua vita, della tua vita artistica anche. In questo caso rimaniamo in Italia. Pezzo raffinato questo. Pezzo. Un'altra prelibatezza. Beh, esatto, no. Selezionata. Laureati, guarda. Parlavamo di Sfera, è presente in questo remix di Marrakesh, quel pechegno, come mai ci proponi scooteroni? Ah, sai, perché un po' lo scooter è un po' l'emblema della piazza. Vedo, se non spacchi lo scooter non ha senso. Sullo scooter col borsello. Esatto. Tutto torna. All'interno del video siamo cresciuti in piazza e quindi va citata. All'interno del video di Scooteroni c'è anche la presenza di Jake La Furia e di Don Joe. Per parlare invece della dimensione live, so che intorno a novembre riprenderai. Già un pelo prima? Guarda, roba di giorni, pochissimi giorni. So che non. Ricominciamo, guarda, non vedo l'ora. Infatti, non no, ti mancano. Hai fatto tutto il tuo periodo negli store, com'è che è andata? Da bene, dai, abbiamo venduto abbastanza. Poi, sai, comunque, bello sentire il calore. Anche nella dimensione live, io preferisco molto di più i DJ set, perché li sento proprio addosso.
palco piccolo, la gente accalcata, è una roba che a me piace. Cioè, si infottano da matti. Il club è una roba che a me manda fuori di testa. Tra i tuoi live che hai fatto l'anno scorso, ci sono state dei momenti che hai incastonato così nella memoria, che vuoi ricordare? Beh, sai, c'è stato il 15 febbraio a Milano, il Gate, poi al Gate abbiamo battuto tutti i record degli altri artisti che c'erano stati lo stesso anno. Artisti che sui social, sull'online erano molto più forti di me. Certo. Abbiamo proprio asfaltati anche lì. Se, cioè, oltre al merchandising che parlavi tempo fa. Sai, perché vincere sui social, sì, figo, è facile, però poi è nel mondo reale che devi portare a casa il risultato. Se porti a casa il risultato nel mondo virtuale non conta niente, capito? Cioè, se poi c'hai 2 milioni di follower su Instagram e fai live da 15.000 persone, ti dico, hai portato a casa il risultato anche dal vivo, anche nel mondo reale. Certo. Se però c'hai 1 milione di follower e poi fai 2.000 persone, ti dico, aspetta, c'è qualcosa che non va, capito? E senti, nella tua tendenza poi a migliorare, alzare l'asticella, dal tuo live del 2017, sì, ai tuoi live poi che farai, dov'è che vuoi magari migliorare o vuoi portare più in alto il livello? Boh, in realtà non lo so, è facendolo che poi viene, quindi non so dirti. È facendo il tour che poi vai a migliorarti. È già quando sei lì sul palco, cioè già la prima data è un'altra dimensione, ci entri già dentro, cioè sai già che non è più il tour del disco vecchio, è un gradino più avanti, un gradino più in alto, quindi vado già a migliorarmi quando poi ci sono io sul palco. Non è una cosa che non mi pongo perché so che succede da sola. Certo, a livello di scenografia invece rimarrai sempre... A livello di scenografia, ti dicevo, facciamo tanti club, tanti DJ set, quindi poi diventa anche che nei DJ set non è che puoi portarti la scenografia. Ma poi sai, la scenografia è importante, ma la cosa fondamentale è proprio tu, è l'artista, esatto, capito? Un artista da solo, capito, può fare meglio di tanta scenografia alla fine. Sì. A volte la scenografia va a coprire delle carenze che ha un artista, sì, capito? Sì. Alcuni quindi mettono la scenografia per coprire quelle carenze, quindi no, poi quando riesci a fare, capito, ovviamente una mega scenografia, un mega artista, tutto il top, no? Abbiamo visto anche il concerto di Jay-Z, Beyoncé, che hanno spaccato, è stato veramente bello. Un altro livello lì. Però sai, lì poi ci arrivi, è un altro discorso. E ci andiamo a ascoltare una canzone che potrebbe sottolineare un certo mood che hai vissuto, no? Paranoia mia. Cosa ci racconti di questo brano? Oh, vabbè, ma il titolo parla un po' da sé, no? La para. Sei un tipo, è una cosa già citata da altri rapper. Sei un tipo paranoico? Beh, soprattutto abbastanza. Ma in relazione, ma secondo me, guarda, tutti lo siamo in realtà, anche quelli che non lo vogliono dare a vedere. Tutti gli artisti sono un po' paranoici. Beh, l'ansia da prestazione, no? Sì. Beh, perché sennò, cioè, beh, ovvio che ti viene l'ansia. Ma prima del live o anche proprio prima? No, prima del live no. Prima del live no. No, sono serenissimo. In quel caso lì sei tranqui. Sì, perché so che mi sto per divertire. Ti capita di riascoltarle quando poi le becchi, oppure anche su Spotify ti le vai mie? Ad ascoltare proprio i tuoi pezzi? No, io non mi ascolto mai. No, no, non mi capita mai. Quando chiudi l'album è come chiudere un capitolo? Sì, basta, ma cioè, sai, quello che penso, quello a cui, cioè, io l'ho già sentito mille volte. Certo, tracce qua, certo. Capito? Cioè, nella mia testa suonavano già da un pezzo, cioè ci sono tracce che suonano da gennaio. Mamma mia. Non ce la faccio più, basta, altro, nuovo. Ascolti altro, nuovo disco. Guardi il futuro. Guardavo un documentario di Quincy Jones su Netflix, bellissimo, mm-hmm, che vi invito ad andare a vedere, fantastico, si vede proprio la storia di Quincy Jones, e lui alla fine tira un po' le fila della sua vita, di quello che ha passato, e diceva: se stai troppo a guardare il passato, ti ci fermi dentro, ti ci fermi e ti neghi al presente e poi a quello che è il futuro. Perciò conferma proprio quello che diceva Quincy Jones, che è uno che, basta, capito? Anzi, salutiamo, che magari si sta anche ascoltando qua su 105 Trap insieme a Dernia. Sicuramente, guarda, sì, magari. Guarda, sai, sognare non è mai. Forse l'app sta ascoltando, guarda. Forse l'app sì. Tra l'altro, fammelo ricordare, abbiamo un'applicazione, si chiama 105 Trap, dove troverete sì Paranoia mia di Ernia e tutte le altre canzoni che sceglie proprio Charlie Chas, che è presente. Charlie, ci sei? Tutto bene? Sì, ciao, ci sono. Ciao, bella. Senti, sarei contento di sapere che il prossimo pezzo è di... forse l'abbiamo passato lunedì, se non ricordo male, ritorna in auge Kendrick Lamar. Yes, è sempre in auge per sempre, me. È sempre, cioè è il tuo primo, sì, punto di riferimento, sì, no? Sì, sì, cazzo, allora a questo punto bisogna volare in America e andare a conoscere. Vabbè, il miglior rapper, se uno vuole diventare il miglior rapper, deve seguire il miglior, certo, rapper. L'hai mai visto live? No, mai. No, è questo. No. Ma in Italia. No, Mars l'ha visto, però. Sì? Me lo sono fatto raccontare. Te l'ha raccontato? Io non l'ho visto, ma me l'hanno raccontato. Spacca? Sì. Madonna, sarei curioso di vederlo anch'io. 105 Trap.
Siamo qua, Radio 105 Trap, con me Shablo, Charlie Charles, Moco, io sono Ernia. Io sono pronto, Moco, ti faccio il posto, eh. Vai, vai, ci sono. Vuoi farmi qualche domanda? Sì, quando è che hai iniziato a voler fare, quando è iniziato il tuo sogno di voler fare lo speaker in radio? A 27 anni. E tu quanti ne hai? 34. Beh, sono 7 anni. Sì, e sai cosa ho fatto? Sai cosa ho fatto? Mi sono totalmente licenziato. Mito. Sì, mito totale, mito. Mi auto tiro la pacca sulla spalla. Mi sono licenziato, avevo 2K al mese di stipendio e ho detto no, basta. Basta. Non posso più dedicare energie per sogno. Quello. Tra l'altro colgo l'occasione per salutare Charlie Chas di nuovo e sottolineare che anche tu comunque hai dato un taglio netto, no? Se non ricordo male tu hai detto di no alla scuola a un certo punto. Sai quante cose. Eh sì? Cioè tu quando hai deciso di fare la tua carriera da produttore, a quante cose? Dai, racconta. Alla scuola, alla tipa, al lavoro. Cioè con la tipa è proprio successo così? Sì. Ti giuro, c'è stata una tipa che mi ha detto veramente o me la musica. Tu invece Ernia hai dato tagli netti a qualcosa nella tua vita quando hai iniziato poi a intraprendere questa carriera? Tagli netti, va, io per iniziare il primo tour ho smesso di andare in università, quindi sì, anch'io alla scuola, magari qualche amicizia per poter fare la musica come dicevo io, come volevo io, e quindi sì, anch'io ho dato qualche taglio. Che facoltà facevi? Io lingua e letterature straniere alla Statale di Milano. Ma ti è servito poi magari? Ma sai, qualche citazione, qualche... Io poi nel primo album ci ho citato tutto Baudelaire, quindi tutta roba che avevo studiato in università. Allora senti, Charlie parlava di ragazze lasciate eccetera. All'interno del tuo album, sulle 12 tracce, ce ne sono due che richiamano una storia che inizia e finisce. Una storia che si è consumata all'interno dell'ultimo anno. In Tosse, la prossima canzone che andremo a ascoltare, la storia finisce. La storia finisce. Che morale ti sei dato di questa storia? Ma non c'è morale, che la storia finisce. Non ti ha lasciato nulla. Prima o poi a Matteo la storia finisce. Dentro il testo di Tosse, interessante anche che scrivi che lavi i piatti. Sei un tipo. È un po' meno hip hop come immagine. È molto meno hip hop, ma noi dobbiamo essere per forza totalmente hip hop sempre. Perché, no, comunque una persona normale lava i piatti. Che 50 no? Non si sia mai lavato infatti, i piatti. Infatti, qua siamo molto genuini e lo commentiamo. Magari non più. Tra l'altro, però se sarà lavati anche lui. Tra l'altro, sei desiderato da un sacco di donne, esatto, in giro per l'Italia. E quindi sapere che sei un uomo anche di casa, un sicuramente di casa. Sono punti a favore. Un po' violenza domestica. Nel testo scrivi anche: ti ho scritto stronza sopra un muro, così lo ricordi, ma un mese fa stavo spalmato sul labbro che mordi. Tu hai una cicatrice sul labbro, se non sbaglio. Sì, un pugno che ho ricevuto. Tra l'altro, dove abitava Charlie? Cosa è successo? Mi sa che mi ricordo pure. E c'eri presente? Ero ubriaco marcio, colpa mia, ero ubriaco marcio. O proprio sono andato a rompere le balle in giro. Vabbè, però si parla di un po' di anni fa, cioè, migliorato, sono una persona a posto. Cioè da lì diciamo che hai imparato parecchio. Non da lì, però crescendo, sì. Ma dai, per un pugno non è che impari adesso. Dai, cambi allora... non è che prendi un pugno cambi la testa. No, però quella cicatrice lì ti ricorda. Quegli anni io ero un bel rompiballe, E forse dire questo. È forse anche per questo che ti lecchi di brutto il labbro? Boh, no, in realtà no, è tipo un tic quando parlo. Nel corso di questa puntata, tra l'altro, Ernia, hai scritto un sacco di cose sul tuo foglio. Ti piace proprio disegnare nella tua... Beh. Ultima domanda, poi chiudiamo. Nel tuo vivere l'hip hop, hai vissuto anche un periodo da writer? No, basta, chiudiamo così. Meglio che io non l'abbia vissuto. Salutiamo Matteo Professione, in arte Ernia, che ci regala sempre bei momenti su 105 Belle Trap perle. E ben presto live, proprio da fine ottobre, inizio novembre. Bella, ragazzi, ciao Ernia. Ciao, grazie. Dai, noi a tra pochissimo.